Aperto a cittadini e turisti dallo scorso fine settimana, il nuovo parcheggio temporaneo di Torretti a Fano è stato subito preso d'assalto. Complice la bella giornata di sole, numerosi bagnanti si sono infatti riversati sulla spiaggia di una delle località più belle di Fano. L'area in gestione all'associazione Torrette Promotion si trova nei pressi del sottopasso ferroviario a due passi dal mare raggiungibile a piedi senza attraversare la nazionale. Da circa due anni in collaborazione con l'amministrazione comunale ci siamo messi diciamo, a lavorare per poter ottenere questo che ora vediamo. La proprietà della terra, che è la signora Torroni, è stata molto disponibile a darci incomodato d'uso questo terreno per poter usarlo come parcheggio temporaneo per l'estate. È stata una bella sinergia che ci ha permesso insieme alla nostra associazione, all'amministrazione comunale, a tutti i nostri operatori turistici che veramente sono stati molto disponibili, ci hanno dato una grande mano tutti, quindi sono... ringrazio tutti. Eh, abbiamo potuto con notevole sforzo, perché le cose da fare sono state veramente tante, veramente, sia a livello burocratico sia a livello anche di manovalanza. Come si vede qui, tutto quello che è stato fatto grazie ai volontari. Il parcheggio gratuito per auto e moto sarà usufruibile fino alla fine della stagione balneare e per i prossimi due anni. 450 invece i posti totali disponibili. È un risultato molto importante per Torrette che arriva dopo una serie di interlocuzioni sia con gli operatori e una serie di necessità vere anche con problemi di sicurezza che sono nate Qui nella statale perché di fatto a Torrette mancava un parcheggio vero come manca tutt'ora. Siamo riusciti a realizzarlo in via temporanea per due anni grazie a un rapporto che è nato tra Torroni e Torrette Promotion, che hanno concesso quest'area. C'era un problema di permettere l'accesso a quest'area perché c'era soltanto. Un passaggio agricolo, ecco, l'impegno vero che c'è stato anche da parte del sottoscritto e dall'amministrazione è un'interlocuzione aperta con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con ANAS che eh, dopo una serie di adempimenti sono riusciti a concedere ecco, questo passo, abbiamo dovuto realizzare una serie di lavori, ecco, è un parcheggio che dovrà essere confermato in futuro e sta nell'idea dell'ordine di una torrette che deve fare nuovi lavori, dopo il lungomare si dovrà procedere con l'altra parte del il lungomare, eh, dopo aver variato il PRG in questa zona si dovrà procedere magari con un nuovo parcheggio, ecco, però intanto abbiamo realizzato questa area temporanea che per due anni sarà a disposizione di tutti coloro che a Torretto vorranno venire al mare, vorranno venire a godere di questa bella area. Ecco, grazie. E Devo ringraziare ANAS, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che ci è stato a sentire, tutti gli operatori di torrette che si sono messi a disposizione, ovviamente la proprietà e i torroni che hanno dato a disposizione questo terreno.